Associazione Nostra Signora di Lourdes mi saglia. Stiamo per recitare il potente rosario di liberazione dell'albero genealogico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Potente rosario di liberazione dell'albero genealogico. Questo rosario va fatto per un mese intero. Se si salta un giorno bisogna ricominciare da capo. Oppure farlo per 9 giorni di fila. Poi che ne so, aspetto 15 giorni, 20 giorni, faccio altri 9 giorni, per 4 volte, 9 volte per 4 volte, va bene? 9 giorni per 4 volte, scusate. Padre Celeste, ci mettiamo alla tua presenza, riconosciamo che tu sei nostro Padre, riconosciamo che noi, i nostri familiari, abbiamo bisogno di te, ti chiediamo di camminare lungo la nostra storia, la storia di coloro che compongono la nostra famiglia, e di tutti coloro che hanno già lasciato questo mondo. Oggi ti chiediamo che con il tuo amore e con la tua potenza tu ci guarisca, ci liberi da ogni male e da tutte le condizioni negative che sono state ereditate dai membri della nostra famiglia attraverso il ramo materno o paterno. Spirito, Santo Spirito di Dio, Ruà divino, dolce ospite dell'anima, soffia in noi, vivi in noi, abita in noi. Guidaci in questo tempo di preghiera, perché mossi dall'azione salvifica che Maria vuole compiere nelle nostre famiglie, possiamo cooperare alla rigenerazione dell'umanità. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii il nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, o principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, così sia. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi 7 santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Vergine Santissima, questa sera vogliamo pregare con tutto il cuore questo santo rosario, che noi innalziamo fiduciosi verso il trono della tua gloria, affinché tutto il nostro albero genealogico, dalla prima alla 15ª generazione, sia materna che paterna, sia purificato e liberato, affinché nessuna energia negativa, nessun peccato commesso dai nostri antenati possa influenzare il nostro equilibrio e la nostra serenità fisica e spirituale, né interferire nella realizzazione della nostra vita, secondo il disegno di Dio, creando ostacoli, impedimenti, disgrazie, malattie e qualunque altro tipo di interferenza malefica e diabolica. Tua potentissima Regina, che racchiudi nel tuo cuore gli inenarrabili splendori della Santissima Trinità, e sei la dispensatrice e mediatrice di ogni grazia, intercedi il nostro favore presso Dio. Tu che sei la vincitrice di tutte le potenze infernali, e schiacciato con la tua umiltà la testa orgogliosa del serpente diabolico, comanda a tutti i demoni che hanno deturpato il nostro albero genealogico e che continuamente esercitano la loro influenza nefasta su di noi, sulla nostra famiglia,
sui nostri cari, sui nostri discendenti, di fuggire all'istante affinché questo nostro albero genealogico sia finalmente liberato. Grazie Maria, perché il tuo cuore di madre non resisterà alla supplica dei tuoi figli e ci concederai le sospirate grazie. Nel primo mistero meditiamo l'esortazione di Cristo all'amore verso Dio. Amerai il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Dice il primo comandamento: io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre Santissimo, per intercessione della Vergine Maria, per la sua Immacolata Concezione, per la sua Divina Maternità e per la potenza straordinaria delle sue preziosissime lacrime, fa scendere il mare infinito della tua Divina Misericordia sul mio albero genealogico materno e paterno, dalla prima alla quindicesima generazione, e liberalo da tutte le influenze sataniche e da tutti i peccati compiuti dai nostri antenati verso il primo comandamento, in particolare, primo, per tutti i peccati di idolatria. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Secondo, per tutte le bestemmie contro il tuo santissimo nome. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Terzo, per la profanazione del giorno del Signore e il disprezzo verso le cose sacre. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quarto, per la partecipazione alle sedute spiritiche, per l'appartenenza a gruppi satanici ed esoterici. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quinto, per la frequentazione a maghi, fattucchieri, falsi veggenti, operatori dell'occulto e santoni. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sesto, per aver praticato la magia, l'occultismo, la negromanzia e qualsiasi altro rito in opposizione al culto del vero Dio. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Settimo, per tutte le consacrazioni fatte di se stessi a Satana per ottenere potere, successo e denaro, o fatta su altri componenti della famiglia per offrirli come vittime al demonio. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ottavo, per il rinnegamento della fede e il peccato di apostasia, fatto soprattutto dai consacrati. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nono, per l'indifferenza all'amore di Dio. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Decimo, per tutte le opere compiute contro la Chiesa e per distruggere la fede nel cuore dei fedeli. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel secondo mistero meditiamo l'esortazione di Cristo all'amore verso il prossimo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Dice il quinto comandamento, non uccidere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre Santissimo, per intercessione della Vergine Maria, per la sua Immacolata Concezione, per la sua Divina Maternità e per la potenza straordinaria delle sue preziosissime lacrime, fa scendere il mare infinito della tua Divina Misericordia sul mio albero genealogico materno e paterno, dalla prima alla quindicesima generazione, e liberalo da tutte le influenze sataniche e da tutti i peccati compiuti dai nostri antenati verso il quinto comandamento in particolare. Primo, per tutto l'odio, la rabbia, l'invidia, la gelosia. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Secondo, per tutte le mancanze di perdono e qualsiasi forma di vendetta. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Terzo, per tutte le gravi mancanze d'amore per i genitori verso i figli e gli altri componenti del nucleo familiare. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quarto, per il disprezzo della vita, per ogni peccato di suicidio e di omicidio. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quinto, per coloro che hanno praticato e procurato il terribile peccato dell'aborto. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sesto, per ogni forma di violenza praticata sulle donne, sugli anziani e sui bambini. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Settimo, per il disprezzo verso i più poveri e i più emarginati. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ottavo, per ogni forma di odio razziale. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nono, per tutti i malefici, le fatture, le stregonerie, le maledizioni e qualsiasi altra opera occulta fatta per danneggiare e distruggere il prossimo. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Decimo, per ogni abuso di potere. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero meditiamo l'esortazione di Gesù alla purezza. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Dice il sesto comandamento: non commettere adulterio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Padre Santissimo, per intercessione della Vergine Maria, per la sua Immacolata Concezione, per la sua Divina Maternità e per la potenza straordinaria delle sue preziosissime lacrime, fa scendere il mare infinito della tua divina misericordia sul mio albero genealogico, materno e paterno, dalla prima alla quindicesima generazione, e liberalo da tutte le influenze sataniche e da tutti i peccati compiuti dai nostri antenati, verso il sesto comandamento in particolare. Primo, per tutti i tradimenti e gli adulteri. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Secondo, per tutti i peccati impuri. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Terzo, per tutte le perversioni sessuali. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quarto, per tutti gli abusi sessuali fatti all'interno della famiglia. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quinto, per tutti i comportamenti scandalosi e gli atti osceni. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sesto, per tutti i peccati di omosessualità. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Settimo, per tutti i peccati legati alla prostituzione. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ottavo, per tutte le violenze sessuali subite dai bambini e dalle donne. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nono, per aver fatto uso continuo di droghe e di alcol. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Decimo, per aver gestito la propria sessualità in opposizione alla legge e al progetto di Dio. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Nel quarto mistero meditiamo l'esortazione di Gesù a non amare la ricchezza. Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e i beni che hai accumulato di chi saranno? Dice il settimo comandamento: non rubare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre Santissimo, per intercessione della Vergine Maria, per la sua Immacolata Concezione, per la sua Divina Maternità e per la potenza straordinaria delle sue preziosissime lacrime, fa scendere il mare infinito della tua Divina Misericordia sul mio albero genealogico, materno e paterno, dalla prima alla quindicesima generazione, e liberalo da tutte le influenze sataniche e da tutti i peccati compiuti dai nostri antenati verso il settimo comandamento, in particolare 1. Per l'avidità e la bramosia delle ricchezze. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 2. Per aver amato il denaro e le ricchezze più di Dio. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 3. Per essersi arricchiti a danno del prossimo. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 4. Per tutti i peccati di disonestà. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i furti e le rapine. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Per l'indifferenza verso il povero. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. 7. Per aver usato il denaro pubblico per i propri interessi personali. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Per aver frodato i propri operai e i propri dipendenti.
Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 9. Per ogni forma di egoismo esasperato. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 10. Per avere fatto della ricchezza lo scopo principale della vita, calpestando Dio e la sua legge. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero meditiamo l'esortazione di Gesù all'amore per la verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no, il di più arriva dal maligno. Dice l'ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre Santissimo, per intercessione della Vergine Maria, per la sua Immacolata Concezione, per la sua Divina Maternità e per la potenza straordinaria delle sue preziosissime lacrime, fa scendere il mare infinito della tua Divina Misericordia sul mio albero genealogico, materno e paterno, dalla prima alla quindicesima generazione, e liberalo da tutte le influenze sataniche e da tutti i peccati compiuti dai nostri antenati verso l'ottavo comandamento, in particolare. Primo, per tutte le menzogne e le calunnie pronunciate contro un innocente, per screditarlo e rovinare la sua reputazione. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Secondo, per aver giurato il falso. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Terzo, per tutte le volte che si è taciuto la verità. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quarto, per aver impugnato la verità conosciuta e aver tradito Cristo e il suo Vangelo. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quinto, per aver condannato a morte un innocente. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sesto, per tutti i consacrati che hanno manipolato la verità contenuta nel Magistero autentico della Chiesa. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Settimo, per tutti gli inganni e i peccati di malizia. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ottavo, per aver mentito e non aver difeso la verità per vigliaccheria o per altri interessi personali. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nono, per tutte le mormorazioni e i giudizi temerari. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Decimo, per tutte le volte che è stata usata la lingua per disprezzare e condannare il prossimo, senza pietà e misericordia. Coprici, o Maria, con le tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo, la facciamo insieme, mi raccomando, non correte, ma adagio. Insieme. Ti rendiamo grazie, o Signore, perché per l'intercessione materna e potente di Maria hai operato e continuerai a operare miracoli straordinari di guarigione e di liberazione su tutto il nostro albero genealogico. Ogni impedimento alla realizzazione del tuo progetto divino sulla nostra vita e sulla vita dei nostri cari sia finalmente sciolto, così ogni carisma si svilupperà in pienezza e avrà il suo totale compimento, perché Satana, invidioso della felicità delle tue creature, non potrà più creare ostacoli. Nessuna forza oscura, né sulla terra né sottoterra, potrà più resistere alla tua potenza creatrice, liberatrice
e risanatrice. Grazie onnipotente Signore per tutti i frutti dello Spirito Santo che scendano ora copiosi su tutto il nostro albero genealogico attraverso le mani e il cuore purissimo di Maria, frutti di pace, di gioia, di benevolenza, di pazienza, di mansuetudine, di magnanimità e di santità. Scorra su tutti i nostri antenati, ai quali ti supplichiamo di concedere riposo eterno su tutti noi, sulle nostre famiglie e sui nostri discendenti, il fiume di luce del tuo amore divino. Tutte le anime vaganti presenti nel nostro albero genealogico possano finalmente raggiungere la dimora celeste. Tutto sia rappacificato, purificato, rinnovato, risanato, sigillato con il fuoco del Divino Spirito e custodito dagli angeli per la gloria di Dio, per l'avvento del suo regno e per il sospirato trionfo del cuore immacolato di Maria, la regina vittoriosa del mondo, nelle cui mani consegniamo oggi e per sempre tutta la nostra vita. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gemente, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca a vita eterna. Amen. Ricordo che questo rosario va fatto per un mese di fila, se si salta un giorno si ricomincia da capo, oppure per 9 giorni per 4 volte. Uniti in preghiera, buona serata a tutti, concludiamo con il canto.